Siamo con Marcus Eder, siamo allo Swatch Freeride World Tour, edizione tappa italiana Courmayeur, con l'unico atleta italiano. Vogliamo capire come ti senti e quali sono le tue emozioni. Sì, è abbastanza speciale essere qua. Però è anche un po' difficile per me, perché tutti si aspettano qualcosina di me, quindi c'è un po' la pressione essere l'unico italiano, però comunque mi piace un sacco. La prima volta che sono qua a Courmayeur a sciare è stupendo, veramente bello. Sono appena arrivato dall'America e sciare qua mi piace molto di più, devo dire, sì. Come ti sei allenato per questa discesa? Hai già individuato una linea, sperando che le condizioni del tempo ci permettano di vedere questa gara? Direi che non mi sono allenato così tanto, ho sciato tanto nello snowpark. Quando ero in America ero un mese a Colorado e poi direi anche che quando scio non è tanto allenamento, è solo divertimento. Divertimento istinto anche? Infatti, sì. In neve fresca non ho girato così tanto, ero a Revelstoke, ho fatto un po' di linee lì, poi la settimana scorsa ero a Les Arcs, ho sciato 3 giorni lì in neve fresca. Diciamo che sei carico quindi per questa avventura? Infatti voglio per forza girare, sono stra in pompa. Siamo appunto in Italia, se il prossimo anno ti chiedessero di scegliere una località italiana dove disputare una tappa? Direi che sarebbe a casa mia, a Klausberg, in Valle Aurina, su in Alto Adige. Abbiamo delle montagne molto belle e di sicuro si potrebbe fare una tappa lì. Quindi è un suggerimento per gli organizzatori del tour. Come è nata la tua passione per il freeride? Ma la passione per le montagne e per l'inverno c'era da sempre. Ho iniziato a sciare quando avevo 3 anni, poi facevo i pali, e poi ho iniziato il freestyle e da due anni che faccio anche il freeride un po'. Cioè, la prima gara era il Red Bull Line Catcher, dove andavo lì e non sapevo niente della scena, e adesso sono in mezzo e sì, mi piace un sacco. Allora, hai detto che vieni dal mondo del freestyle. Una cosa che ti piace particolarmente del freestyle e qualcosa che ti piace in particolare del freeride? Particolare nel freestyle mi piace che ti puoi svegliare anche a mezzogiorno e poi sali e riesci comunque a fare tantissimi giri nello snowpark. C'è sempre la seggiovia che ti porta su. Riesci a fare 1000 giri, anche se sbagli qualcosa puoi ancora fare 200 giri a migliorarti. Quello è un po' diverso nello freeride, perché praticamente qua la Freeride World Tour è solo un colpo, ma comunque è anche bello quello, perché ci devi pensare molto, molto meglio sulla linea che fai, ci pensi molto di più e poi se sbagli fa un po' più male nel cuore, però se fa una bella linea è stupendo. È una grandissima soddisfazione. Ormai sappiamo tutti che sei un ragazzo molto giovane, 22 anni, oltre alla neve quali passioni ci sono nella tua vita? Ci sono abbastanza tante passioni, però la passione più grande secondo me è andare in skateboard. Lo facevo tantissimo quando ero giovane e adesso ho riniziato 2 anni fa e sempre quando sono libero con i miei amici vado a skateare, quello è bello. Poi faccio arrampico anche un po'. Peccatamente non avevo tanto tempo negli ultimi anni, perché d'estate quando potevo ero o sui ghiacciai o in Nuova Zelanda. Però quest'estate voglio farlo un po' di più. Perfetto, quindi noi abbiamo conosciuto una parte di Marcus che non conoscevamo, quindi noi ti facciamo i nostri in bocca al lupo. Grazie mille. E speriamo di vedere la gara, visto che le condizioni meteo ci stanno dando qualche pensiero in più. Eh sì, bella neve fresca. Grazie.